Eccoci qua, siamo pronti. Allora, la scorsa volta ci eravamo lasciati praticamente alle praterie, ovvero davanti la caverna di Mithril, quindi davanti alla caverna di Mithril, con per l'appunto la difficoltà, o per meglio dire il blocco, di dover apprendere necessariamente la tecnica nemica beta, ovvero che veniva rilasciata dal Midgasorm, essere che teoricamente non dovremmo essere in grado di battere, ma che oggi addirittura vi faccio vedere appunto come si batte, perché avremo modo di poterlo battere e anche apprendere la tecnica beta. Il metodo che vado ad utilizzare io è un metodo abbastanza lamer, se devo essere sincero, perché esistono diversi modi per riuscire comunque ad ottenere la tecnica beta. Io probabilmente utilizzo il metodo più lamer perché non ho voglia ovviamente di sbattermi troppo e fare dei setup che sinceramente non mi vanno a genio. Quindi ricarichiamo il salvataggio in questo caso perché ho intenzione appunto di utilizzare la nostra beneamata spiedina. La nostra beneamata spiedina, se vi ricordate, ha una limit addirittura a livello 3, che siamo riusciti ovviamente ad apprendere con tanta fatica, che si chiama tutela del pianeta. La tutela del pianeta, per chi non lo sapesse, praticamente ci permette di attivare l'invincibilità a tutto il team. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che nel momento in cui il nostro serpentone decide, per un motivo o per un altro, di effettuare l'attacco beta, noi possiamo tranquillamente essere immuni all'attacco e poi rispedirlo al mittente grazie all'invincibilità che Aerith ci darà in un frangente di tempo abbastanza ristretto. Quindi ho già fatto in modo di avere la limit quasi carica, proprio per avere la possibilità di fare tutto in fretta, sperando che l'RNG sia anche dalla mia parte, anche perché c'è un piccolo particolare che mi ero dimenticato del Midgasorm. Il Midgasorm, quando gli si toglie più o meno metà degli HP, prende la posizione eretta. Nel momento in cui il Midgasorm prende la posizione eretta, dopo un paio di attacchi, ha la possibilità di allontanare uno dei personaggi presenti all'interno del campo di battaglia. L'attacco, che io pensavo fosse randomico, in realtà non lo è, perché l'attacco in realtà viene effettuato nei confronti dell'ultimo personaggio che ha effettuato danno nei confronti del nostro verme. Quindi vuol dire che l'ultimo personaggio che ha fatto danno al serpente verrà automaticamente spazzato via. Quindi che cosa vuol dire questo? Vuol dire che la materia di Enemy Skill, in questo caso la materia eclettica, tradotta in italiano, l'andremo ad equipaggiare a Cloud, perché sarà Cloud quello che andrà ad eliminare alla fine il nostro serpentone. Mentre invece Red sarà diciamo, la vittima sacrificale, perché farà i danni iniziali, farà anche i danni intermedi e poi successivamente verrà buttato fuori a favore di Aerith, che effettuerà la protezione nei confronti dell'attacco beta. Quindi questa, diciamo, è fondamentalmente la strategia che ho intenzione di utilizzare per farvi vedere come prendere al 100% la tecnica nemica beta e soprattutto come eliminare il Midgasorm, un avversario che tecnicamente è un muro all'inizio del gioco, ma che per noi diventerà un serpentello da poco. Quindi andiamo ad affrontarlo, facendoci colpire. Ecco qua. Spero che l'audio non sia troppo alto, ma non dovrebbe esserlo. Con Cloud che effettua già un lanciafiamme, giusto per fare qualche danno. Qui utilizziamo Chocomoguri. Aerith la lasciamo in sospeso. Vi ricordo che praticamente il Midgasorm ha circa 4000 HP, quindi non ha tantissimi HP. Quindi abbiamo modo di fare abbastanza danni velocemente. Ecco qua, ora Aerith ha la limit, Cloud pure. A questo punto facciamo danno con Chocomoguri
con il nostro Red in modo tale da farlo buttare via dal campo di battaglia. E facciamo attenzione a Aerith perché. Attacchiamo con Red. E tra l'altro fa. Ah! Ecco qua. Ora lo butta via. A questo punto Limit. E Bio con Cloud. Così aspettiamo l'attacco del nostro Midgasorm. Tra l'altro lo possiamo avvelenare. No, ha buttato via anche Aerith. Non me la ricordavo sta cosa. Dovrebbe fare adesso l'attacco beta. Perché comunque è avvelenato. Minchia, però se lo fa ora mi ammazza, mi sa. Mi è finita l'invincibilità. Vabbè, niente. Devo fare più danno. Devo fare più danno in una botta sola. Devo fare più danno in una botta sola. Allora, riprendiamo il nostro vermone. Più che altro ve lo volevo fare vedere per una cosa personale. Dato che l'altra volta non c'eravamo riusciti, mi faceva piacere condividere. Mi faceva piacere condividere questa cosa. Allora, rifacciamo energia a tutti. Così ci curiamo. Rifacciamo lanciafiamme. Anzi, facciamo direttamente bio. Dato che comunque il Midgasorm è debole al veleno. Ciao Angel! E infatti, vedete, già è stato avvelenato. Qui possiamo fare un lanciafiamme. Qui possiamo fare un Chocomoguri. E se non ci riesco in un paio di volte, amen. Ve lo volevo fare vedere, però. Ecco qua, si è alzato. Nel frattempo gli facciamo danni. Allora, vediamo quanti HP ha. Ok, 2600, quindi. Possiamo fare una limit. Curiamo anche Aerith. Ora non attacchiamo con nessun altro perché così butta via a Red. Facciamo un altro attacco. Ecco qua, Aerith è con la limit. Esatto. Quindi tutela del pianeta. Un lanciafiamme da parte di Cloud. E dovrebbe fare beta in questo momento. Con questi danni di Cloud. Ecco qua, beta. Ora, noi siamo immortali, grazie ad Aerith. Quindi possiamo apprendere praticamente la tecnica facilmente. Qui effettuiamo un'altra energia su Aerith. Noi facciamo subito Nemitech, beta, gliela rispediamo contro e tecnicamente dovrebbe morirci qua. Il Midgasorm dovrebbe morire qua, in teoria. Esatto. Vedete, un piano ben riuscito.
Quindi tecnicamente il Midgasorm può essere sconfitto. Tra l'altro, Beta è una tecnica fortissima. Cioè, prenderla adesso darà un boost al party in maniera pazzesca, veramente pazzesca. Però guardate quanta esperienza mi ha dato. Mi ha dato solo 400 punti di esperienza. Cioè, uno scam pazzesco, letteralmente pazzesco. E fatto questo, ovviamente, abbiamo appreso una tecnica fortissima. E non solo. Il Midgasorm è già riapparso, quindi non possiamo eliminarlo dalla mappa. O almeno, non possiamo eliminarlo in questa occasione. Quindi già questa è una cosa totalmente incredibile. Se andiamo a vedere le abilità, come Nemitech, adesso abbiamo Lanciafiamme, che abbiamo appreso all'interno della caverna di Mithril. Matra magia dai nemici fuori Midgar e Beta addirittura ottenuta dal Midgasorm. Ora fatto questo e tenendo per un altro po' Aerith nel party, cosa facciamo? Entriamo nelle grotte. Toglieremo subito Aerith nel party perché il mio obiettivo, vi ricordo, essere l'appuntamento con Barret. Quindi tecnicamente avere Aerith all'interno del party non mi serve a niente. Per cui andiamo subito da questo lato. Prima di andare a prendere tutte le robe all'interno del, diciamo, anche se credo che in realtà io qua già abbia fatto tutto. Perché questa, diciamo, è una situazione che abbiamo fatto dopo la live. Quindi in realtà io qua già i Turks li ho incontrati. Quindi in teoria io posso caricare il salvataggio dopo. Oppure, sì, in teoria ho già fatto tutto qua. Forse l'unica cosa che mi manca da fare è rubare l'arma di Tifa. È rubare l'arma di Tifa, perché qui è possibile rubare un'arma di Tifa. Quindi che cosa facciamo per evitare confusione? Facciamo così. Usciamo un attimo. Ok, ci siamo, dai, l'importante è che ci siamo. Allora, dopo aver preso la tecnica beta, come vi stavo dicendo prima, il nostro party definitivo fino al Gold Saucer sarà questo. Perché sarà questo? Perché Barret deve essere incluso nel party per guadagnare punti con Cloud, e poi Red, in questo caso Nanaki, può stare all'interno del party perché non influenza un rapporto con lui, dato che l'appuntamento con Red non si farà. Quindi questo è il party perfetto che noi andremo ad utilizzare fino addirittura al Gold Saucer. Quindi avremo un team di sole salsicce, detto in maniera molto 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 sbrigativa. Sì, il rework di Barret già c'è stato comunque. Sì, c'è stato qualche giorno fa, tra l'altro, cioè non da tanto. Però purtroppo non è cambiato moltissimo Barret, quindi sempre cestino è rimasto. Allora, per quanto riguarda le abilità, allora no, Nemitech ce l'aveva Red. Abbiamo sempre le solite, esatto, con Tidus. Ha praticamente le solite tecniche. Quindi abbiamo già fatto lo step che vi ho fatto vedere precedentemente. La cosa che non abbiamo fatto la scorsa volta è questa. Ovvero andare in questa zona della mappa e incontrare un nemico specifico, che adesso teoricamente dovremmo incontrare. Non è qua, ok, andiamo via. Allora, si trova in questa zona. Molto più frequentemente si trova in questa zona, ma si può trovare in tutte le miniere. Eccolo qua. Dobbiamo rubare a questo nemico un'arma nello specifico. Non hai rubato niente, ovviamente. Non hai rubato niente, ovviamente. Che ci posso fare se tutti sculano? Io purtroppo ormai è finita la pacchia.
Madonna, ogni volta per rubare è un trauma. Madonna, non mi parlate di quel film che per me è stato un trauma pazzesco. Eccoli, guanti superiori. Ok, a questo punto, matra magia e arrivederci e grazie. Sausage Party, per me è stato un trauma quel film. Allora, abbiamo ottenuto una nuova arma. Vi faccio vedere, appunto, giusto per farvelo vedere. Guanti superiori. Abbiamo ottenuto una nuova arma di tifa. Ok, una volta ottenuto questo oggetto possiamo uscire. Non c'è più niente da fare all'interno della caverna. Vi ricordo che dai Dragonfly potete apprendere il lanciafiamme, che si trovano nella parte, diciamo, posteriore, tra virgolette, della caverna. Ma nella live precedente, se non mi ricordo male, l'ho fatto vedere dove si trovavano, quindi in teoria non ci sono problemi. A questo punto possiamo uscire. Allora, una volta usciti dalla caverna, dobbiamo dirigerci in un luogo ben specifico, ovvero qui sopra, in alto a sinistra, quindi a nord-ovest della mappa. Nord-ovest della mappa è più esattamente in queste zone boschive. Perché dobbiamo andare in queste zone boschive? Perché qui si può incontrare, con una percentuale anche bassina, oserei dire, un personaggio in particolare, ovvero Yuffie. Qua diciamo che è una zona facoltativa per il reclutamento di Yuffie. Può essere reclutata anche più avanti, però questa diciamo è la zona migliore, tra virgolette, per poterla reclutare. Inoltre, questa foresta è una zona ottima per il farming. È un'ottima zona per il farming. È veramente un'ottima zona per il farming perché spuntano nemici a gruppi da 5, quindi anche le limit qui possono essere livellate in modo costante. E tra l'altro ci sono questi nemici che anzi in realtà dovevo rubare, da questi nemici dovevo rubare, però ruberemo tra poco, quindi non è un problema. Possiamo rubare tra poco. Diciamo che il mio obiettivo principale è trovare Yuffie. Ricordatevi quei nemici. Ciao, ciao Leia, ciao Bolgi. Ecco qua, ok. Allora, rubiamo adesso. Da questi nemici si può rubare un'arma per Yuffie, ovvero il boomerang, che è un'arma comunque discreta. Ovviamente molto meglio dell'arma iniziale, di Yuffie. Ovviamente non hai rubato niente. Ovviamente non hai rubato niente. Purtroppo il ruba in questo gioco rimane comunque una pena. Purtroppo. Tra l'altro si possono recuperare anche più copie del boomerang. Se ovviamente volete passarvi il tempo, potete fare una raccolta compulsiva di boomerang. Perché la abilità di Yuffie, ovvero il throw, vi consente appunto di lanciare questi boomerang. Quindi li potrete utilizzare come armi e quindi lanciarli. Ovviamente non consiglio di farlo perché alla fine avremo modo di fare danni in altro modo. Quindi non c'è bisogno di essere compulsivi come vi ho raccontato inizio live. Però, diciamo, è a scelta personale. Non è una cosa. È una scelta personale, ovviamente. È bello lanciare le bestemmie su Bloodborne, per esempio.
Allora, qui facciamo attenzione perché comunque ci stanno crepando. E tra l'altro non sto riuscendo a rubare. Casomai ne eliminiamo uno, anche se non credo. Ah sì, fa abbastanza danni. Almeno subiamo meno danni. Ok, vediamo se riusciamo a rubare. Almeno un nemico solo è più semplice effettuare il ruba. Non subiamo troppi danni. Sì, ok. È più semplice, cheat. Yuffie teoricamente in party aiuterebbe tantissimo con il ruba, dato che lei ha una destrezza molto più elevata rispetto agli altri personaggi. Quindi darebbe veramente una grande mano. Però eccolo, Boomerang. Perfetto. Quindi possiamo eliminarlo. E arrivederci e grazie. Tra l'altro vi ricordo che questa zona è ottima per farmare le limit. Ed è buona anche per farmare qualche livello. Non in maniera esagerata, perché comunque levereste anche un pochettino del piacere del gioco, però potete livellare anche qualche livello se vi fa comodo. Io non lo consiglio, anzi io l'ho fatto, ma perché ho livellato le summon, cioè le summon, scusatemi, le limit, quindi. Ed eccola qua. Allora, Yuffie è un nemico praticamente casuale, quindi è una battaglia che dobbiamo vincere e basta, senza se e senza ma. Cioè, dobbiamo sconfiggerla come se fossero. Cioè, come se fosse un nemico comune. Niente di più, niente di meno. Lei comunque è scarsissima, perché comunque fa veramente pochi danni. Quindi veramente non c'è storia, soprattutto con i personaggi che abbiamo noi. Una volta sconfitta Yuffie, partirà una sequenza particolare. Una sequenza particolare che per l'appunto ci vedrà a noi personaggi, in questo caso, interagire con Yuffie. La cosa che non dovete assolutamente fare è interagire con quel punto di salvataggio. Quel punto di salvataggio è una trappola, perché se voi interagite con quel punto di salvataggio, succede che Yuffie vi ruba i soldi e scappa. Potrete recuperare anche, cioè potrete rifare la stessa scena, quindi rincontrando Yuffie all'interno del bosco potrete risconfiggerla. Però i soldi che perderete li perderete definitivamente, non avrete modo di poterli recuperare. Quindi, cioè, immaginate che comunque è un bello scam. La cosa che bisogna fare è parlare con lei e azzeccare tutte le linee di dialogo. Se non azzeccate le linee di dialogo, Yuffie andrà via e la potrete recuperare dopo. Cioè, nel senso, sempre cercandola nel bosco. Cavolo, non posso credere di aver perso. Wop. Ehi, testa a punta, voglio la rivincita, fatti sotto. In questo caso rispondete not interested. Non sono interessato. Yuffie, stai cercando di scappare? Resta qui e combatti. Combatti, ho detto. Ok, ritorniamo a parlare con lei. Avanti, che ti prende? Hai paura di me, non è vero? Ecco, in questo caso fate attenzione a quello che rispondete se giocate la versione italiana, perché è tradotto male. Tecnicamente il dialogo originale prevedeva che Yuffie provocasse Cloud, dicendo sei rimasto imbambolato di fronte alla mia potenza, eccetera, eccetera, e Cloud in questo caso avrebbe risposto petrified, quindi sono rimasto pietrificato dalla tua potenza. In questo caso invece è stato tradotto come puntini puntini, certo, voi riconoscerete le frasi da dire perché hanno i puntini di sospensione davanti alla parola che ovviamente bisognerà dire.
Proprio come pensavo. Del resto non poteva essere altrimenti, con le mie abilità. Buona fortuna, ragazzi. Se ve la sentite, magari un giorno combatteremo ancora. Addio. Ecco. Me ne sto andando, eh? Per davvero? In questo caso dobbiamo rispondere: aspetta un secondo. Wait a second. E c'è? Hai ancora qualcosa da dirmi? Ah, ho capito. Vuoi il mio aiuto perché sai che sono eccezionale. Allora, vuoi che venga con te, non è vero? E qui dobbiamo rispondere proprio così. Lo sapevo. Certo che mi metto in difficoltà. Cosa dovrei fare? Però se hai così tanto bisogno di me non posso rifiutare. E va bene, verrò con te. In questo caso, ok, andiamo. Ehi! E sarà lei a inseguire noi. Aspettate, non vi ho ancora detto il mio nome. E qui abbiamo la possibilità di scegliere il nome per la nostra nuova recluta. Mi chiamo Yuffie, piacere! Tutto come previsto. Ora dovrò solo aspettare il momento giusto e poi... Ehi, aspettate! Aspettatemi! Tipo classica scena d'anime. Ok, perfetto. Una volta reclutata Yuffie e completata questa sessione, cioè ovvero questo piccolo schemino, potrete andare a controllare anche l'equipaggiamento di Yuffie. Fino a questo momento, ovviamente, fate attenzione a quello che fate. Quindi non andate al punto di salvataggio e non sbagliate le frasi da dire a Yuffie. Una volta fatto questo, potete perdere del tempo, così come ho già fatto io. Infatti adesso caricheremo il salvataggio con, ovviamente, la mia partita che ho già fatto oggi pomeriggio, perché mi sono passato un pochettino il tempo, dove ho livellato le limit di tutti i miei personaggi, ovvero dove ho livellato tutte le limit del team principale.